Domani alle 14 il match tra Olbia e Pescara, tra i biancazzurri assenti Milani per squalifica, Masala e Pellacani per infortunio. Merola sta bene, recuperato già da ieri, si era allenato con il gruppo. In conferenza stampa il tecnico Emanuele Cascione ha detto che Gigi Cuppone giocherà titolare in attacco. Dubbio Pierno Moruzzi in difesa per sostituire lo squalificato Milani, ma il tecnico Cascione in conferenza stampa ha anche ricordato Pier Mario Morosini. Domani 14 aprile sarà l'anniversario della sua scomparsa. No, ragazzi, diciamo, erano inizio settimana un po' rammaricati un pochino per l'ultima partita, perché sapevamo che era una partita che potevamo chiudere già nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo fatto fatica e sinceramente la sensazione era quella che potevamo fare qualcosa in più a livello propositivo con un po' con un po' più di giocatori in fase offensiva. Abbiamo lavorato un po' su questo questi giorni, abbiamo cercato di cambiare un pochino qualcosa, ma più che altro sotto il profilo mentale, perché comunque la compattezza e le distanze bisogna mantenerle, visto che comunque abbiamo visto delle buone cose nelle ultime tre partite. Adesso non dobbiamo commettere lo sbaglio di pensare solo a difendersi o comunque di essere meno propositivi, e quindi ho cercato di lavorare proprio su questa cosa qui, e cercando di accompagnare un po' l'azione con più uomini, mantenendo sempre il giusto equilibrio. Ha degli altri dubbi che si porterà fino a domani, ad esempio Cuppone Vergani come riferimento centrale, oppure le scelte sono sostanzialmente fatte? Ma guarda, da quando sono arrivato, diciamo che sono stato sempre un po' in difficoltà poi alla fine a mettere giù la squadra per la partita, perché ci sono ragazzi, che anche quelli che stanno giocando di meno, che cercano sempre di dare qualcosa in più e guadagnarsi il posto, quindi oltretutto con grande qualità. Quindi poi dopo arrivare a decidere la formazione non è semplice, anche se non ho cambiato tanto in questo periodo. Non ho tante paure su chi fa giocare, chi gioca, vedo che comunque è pronto per questi match. Ma c'è il dubbio Cuppone Vergani oppure ha scelto? Penso che partirò con Gigi, partirò con Gigi, perché comunque voglio dargli fiducia, visto che comunque è un ragazzo che, come ho detto, è un trascinatore e in questo momento ha bisogno magari del gol, e quindi sono convinto che lavorando come sta facendo arriverà presto. Tutti possono giocare, mi stanno mettendo in difficoltà anche chi sta giocando meno, però poi ho dei capisaldi. Tra questi una linea difensiva che comunque ha fatto bene, parlano i numeri, e anche un po' la coppia, dico coppia perché sono i due giocatori che secondo mio punto di vista, mi dica lei, sono di riferimento, Squizzato, Aloia a centrocampo? Sì, sono d'accordo su quello che dici, perché comunque Nicolò cresce di partita in partita, ma sulle qualità non avevo dubbi. Il ragazzo aveva bisogno solo di poche cose, di sentirsi importante e di capire l'importanza di quel ruolo. Siccome è un ragazzo intelligente, lo sta facendo molto bene, più che io, diciamo che non sono io che gli do fiducia, ma è lui che dà fiducia a me, perché sta prendendo in mano comunque anche il gioco della squadra. Anche a livello difensivo è sempre posizionato bene, sempre molto attento. Sassà è un giocatore d'esperienza, è un giocatore che comunque guida i compagni e sa quali sono i tempi delle partite, e quindi è molto importante averlo in campo. Grazie.